ASMAO 2012 incontro Riccardo Ardemagni, amministratore delegato e direttore vendite Sud Europa di Siemens Enterprise Communications. Buongiorno. Le aziende oggi sono sempre più senza confine, ha anche detto in un suo intervento stamattina. A che punto siamo in Italia sull'adozione del cloud communication e sull'unified communication? Che cosa ne pensa? L'adozione di queste nuove tecnologie all'interno dell'azienda sta prendendo sempre più piede, abbiamo visto anche stamattina nell'analisi che sono state fatte dal Politecnico di Milano che soprattutto le grandi aziende mettono a budget una quota relativa all'unified communication e collaboration, e questo per noi è importante perché vuol dire che le nostre proposizioni verso questi grandi e importanti aziende sta portando a una rivoluzione interna all'interno dell'azienda. Quindi fare capire che adottare queste tecnologie significa avere processi migliori, significa collaborare all'interno dell'azienda in maniera più efficace e che si traduce sicuramente in un risparmio all'interno dell'azienda, ma anche un servire i propri clienti in maniera più efficace. Quindi questo ci fa ben sperare e noi lo vediamo nella realtà quando incontriamo le aziende, quando gli diamo in utilizzo la Unified Communication, che però è un processo che non è immediato di utilizzo ma deve essere seguito, e noi lo facciamo quasi a livello consulenziale perché l'implementazione è delicata, l'implementazione prevede che molte funzioni aziendali lavorino insieme per adottare queste nuove tecnologie e quando poi tutto viene elaborato all'interno dell'azienda ne iniziano a trarre i benefici, spinto soprattutto dall'adozione di quelle che sono le nuove modalità di comunicazione, che sono imprescindibili, no? Il fatto di avere quelli che chiamiamo device per poter comunicare. Le piccole e medie imprese sono un altro elemento noi che crediamo di crescita, quindi ben detto le grandi imprese lo vedono, è ormai in budget, vedono l'Unified Communication come un elemento di investimento, un elemento per portare l'azienda all'efficienza. Le piccole imprese, anche se in teoria pensando potrebbero essere più snelle, quindi più rapide all'apprendimento, oggi non lo vedono ancora come un elemento di budget, anche nelle analisi che sono state fatte, pur avendo gli stessi strumenti. Il problema è che c'è la consapevolezza di avere questi strumenti e quindi di implementare la Unified Communication. Noi facciamo molta cultura su questo con le varie associazioni per poter indirizzare e anche le piccole imprese per dire bene, ora attraverso le nuove tecnologie come posso migliorare il mio processo di business, il mio processo di comunicazione, anche se ho 50 persone, 100 persone, no, non sono la multinazionale di 10.000 persone. Alla fine, facendo dei conti di ritorno dell'investimento, abbiamo potuto notare che anche l'imprenditore, oggi magari evoluto rispetto ad altri, adotta queste tecnologie, cioè divento da inconsapevoli, perché l'utilizzo degli smartphone ormai è una realtà, a consapevoli, e quindi portano a uno sviluppo e un utilizzo di un'adozione di queste tecnologie. Ecco, ha fatto proprio riferimento ai molteplici device in ambito mobile. BYOD, cioè Bring Your Own Device all'interno dell'azienda, e Unified Communication sono due tecnologie che si spingono a vicenda, che si aiutano, che si limitano o che si incrementano? Parliamo di Unified Communication, quindi un modello per ottimizzare, per migliorare, per poter razionalizzare e i vari processi di comunicazione e di efficienza all'interno dell'azienda attraverso dei sistemi, dei device di un certo tipo. Bring Your Own Device è un elemento dirompente all'interno dell'azienda in due sensi. Può accadere che l'azienda, e noi lo vediamo come grande azienda, si trova degli utilizzatori che hanno una tecnologia di device molto evoluta e quindi capiscono che l'utilizzo di questa tecnologia è importante, però non vogliono adottarla perché se noi vediamo oggi con quanta velocità e rapidità cambiano i device oggi e dicono bene, capisco questo, capisco e utilizzo, faccio esperienze di questo e quindi dirompente, cambio, vedo che ormai non posso farne a meno e integro, lo faccio diventare mio, lo faccio diventare proprio e divento una policy aziendale. L'altro, che per economicità, perché proprio non riescono a stare appresso e quindi diciamo nel primo caso comprano, adottano questi nuovi device. Quindi con processi di sicurezza e policy di un certo tipo. L'altro è che non ne possono fare a meno,
i nativi digitali che entrano in azienda o anche gli utilizzatori che sono storici all'interno dell'azienda, che hanno questo nuovo device perché gli viene regalato Natale, perché è ormai diventato parte della vita di tutti i giorni grazie alla consumerizzazione, adottano delle tecnologie di sicurezza per far sì che questi device entrino a far parte dell'azienda. Noi vediamo entrambe le due soluzioni, quindi io vedo che il Beyond è ormai, non si può tornare indietro, è un processo dirompente all'interno dell'azienda che può portare a queste due strade, però non è, sono gli strumenti per poter poi integrare la Unified Communication. La cosa interessante sono la molteplicità di device, non è il telefono, il pad, e tutto quello che sarà di evoluzione. Lei come direttore Sud Europa, quali sono le priorità per il 2013 e quali sono le differenze che vede rispetto agli altri paesi, rispetto all'Italia? Noi oggi ci stiamo ponendo delle priorità importanti di aiutare i nostri clienti, abbiamo una enorme base installata in Sud Europa, storica come Siemens Enterprise, di agevolare l'evoluzione dei nostri clienti verso le nuove tecnologie. Sembrerà strano oggi che noi parliamo di bring your own device, parliamo di applicazioni sempre più complesse, che ancora molte delle amministrazioni, ancora molte della parte dei privati hanno tecnologia analogica di comunicazione, quindi l'infrastruttura di comunicazione è ancora analogica, quindi vogliamo aiutare la migrazione dei nostri clienti verso le nuove tecnologie per poi affrontare il discorso della Unified Communication. Quindi oggi come priorità abbiamo il seguire i nostri clienti verso questo processo importante che è la trasformazione verso Unified Communication, che non ormai siamo a un punto di non ritorno, non c'è torno a comunicare con le faccine e l'SMS di una volta, ormai l'email stessa sta svanendo perché altri modelli sono entrati, e portarli verso all'adozione all'interno delle proprie strategie di business. Questo è importante perché sennò decade l'utilizzo dell'Unified Communication. L'Unified Communication non è ti mando un messaggio, faccio video collaborazione fino a se stessa, ma è inserirla nei processi di vendita, è importante questo. E quindi lavorare sull'individuo, sulla consapevolezza dell'individuo, che l'utilizzo di questo è un beneficio per l'azienda.